Salve a tutti, oggi volevo fare un video un po' diverso, un video che è un po' uno sfogo e un po' è una cosa seria, diciamo, eh. Ho fatto delle ricerche perché volevo fare un fact-checking su una notizia che mi era piaciuta molto e mi è sembrata un po' troppo bella per essere vera. Non che mi cambia la vita solo perché questa notizia si sa, cioè non so perché la so io, se la sapessimo tutti forse le cose cambierebbero. Di recente il professor Emiliano Brancaccio ha fatto degli interventi, uno alla radio, uno in televisione, dove spiega che non è colpa dei disoccupati se c'è la disoccupazione in Italia. Perché l'Istat avrebbe detto che solamente l'1% dei posti di lavoro sono disponibili. Essendoci il 10% di disoccupati in Italia, ci sarebbe un rapporto di 10 a 1. Cioè, per ogni posto di lavoro disponibile ci sarebbero 10 disoccupati. Ora io ho pensato, ma mi sembra un calcolo un po' affrettato, un calcolo un po' la cacchio di cane, perché avrebbe potuto anche funzionare se quelle percentuali si fossero riferite allo stesso intero. No, perché 10% di disoccupati, 1% di posto di lavoro, quindi 10 volte di più. E ho pensato, ma mi sembra un po' una cazzata. Sono andato a vedere i dati Istat, è stato faticoso perché fatti ad estrapolare le cose, fatti a fare i calcoli, insomma, ci sono stato tutto il giorno, non ho manco mangiato a pranzo, non ci ho dormito molto la notte, insomma, su sta cosa, ma proprio provate a venirmi a capo. Perché vai a vedere, in Italia ci sono 22,34 milioni di persone occupate, però ci sono anche 2,67 milioni di disoccupati. Quindi ho imparato una cosa oggi. Quel famoso 10% di italiani disoccupati non si riferisce al totale dei 60 milioni, ma si riferisce a chi non è né un pensionato e né uno studente. Mi pare di aver capito, perché se sei studente non sei considerato disoccupato e se sei pensionato non lo sei neanche più. Quindi il problema infatti è proprio questo, non è chi... Che lo studente dovrebbe stare a lavorare, il pensionato no, assolutamente non dovrebbe lavorare. Ora il problema è quindi che Brancaccio ha fatto un calcolo un po' generoso verso il sistema. Quindi ha un po' sbagliato, ma in realtà lui paradossalmente ha molta più ragione di quello che crede. Perché non è che per ogni posto disponibile ci sarebbero 10 disoccupati, ma ce ne sarebbero almeno 20. Il doppio, almeno il doppio. Perché l'Istat dice che quell'1% di posti di lavoro disponibili sono soltanto dei posti di lavoro delle imprese che hanno almeno 10 dipendenti o comunque 10 lavoratori occupati. Quindi dalle piccole e medie imprese in poi, quindi si escludono 3 milioni e mezzo di lavoratori pubblici, 3,7 milioni di lavoratori nelle microimprese, quelle che hanno meno di 10 dipendenti. Escludiamo anche 3,6 milioni di lavoratori autonomi che però non hanno dipendenti, quindi quei totali, quelli che classica partita IVA, tipo un psicologo che ha uno studio senza un segretario, una segretaria, un medico, un commercialista, insomma, immaginate una persona che lavora in modo completamente indipendente, non ha bisogno di nessun altro sotto di sé. Mi vengono fuori dai miei calcoli, quindi 11 milioni e mezzo di 11 milioni, quindi 11,5 milioni di lavoratori dipendenti nelle aziende che hanno più di 10 lavoratori. Avevo fatto una ricerca su quanti fossero effettivamente, senza farmi sti calcoli, vado a vedere quanti sono i lavoratori nelle aziende che hanno meno di 10, cioè scusate, che hanno più di 10 dipendenti. Punto primo, è una cifra del 2017, quindi sono passati passato un po' di tempo, quindi 3-4 anni oramai. E poi non capivo se erano dipendenti pubblici o privati, perché ci sono degli enti pubblici, insomma, che però non pare che fossero privati, perché altrimenti i miei calcoli non sarebbero tornati. Comunque sarebbero venuti fuori tipo 9 milioni di lavoratori, mi sembra anche un po' poco, quindi ho fatto un po' questi calcoli, okay? Ma vi metto anche quella fonte.
Se avessimo veramente 11,5 milioni di lavoratori, i posti vacanti quindi sarebbero circa 115-120 mila massimo, solo l'1%. Ok? Quindi avremo un centinaio di migliaia di lavori disponibili. Abbiamo detto però che abbiamo 2,67 milioni di disoccupati in Italia. Ne consegue che il rapporto tra disoccupati e posti di lavoro disponibili non sono di 10 a 1, ma di 23 a 1, se non ho sbagliato i calcoli. Tenendo in considerazione perché il fatto che quella statistica riguarda le aziende dai 10 lavoratori in su, quindi dalle piccole e medie imprese, non le microimprese, che sono pochissimi lavoratori, non puoi pretendere anche dalle piccole e medie imprese fino alle grosse multinazionali, 100.000, 120.000 posti di lavoro. Ma i lavoratori, cioè gli aspiranti lavoratori, cioè i disoccupati, sono 2 milioni e mezzo almeno. Non stiamo attaccati al centesimo, perché altrimenti qua, con la crisi che c'è, comunque tutte le statistiche cambiano, di conseguenza ci stanno almeno 20-25 disoccupati per ogni posto di lavoro. Di conseguenza non puoi pretendere che siano loro a decidere di andare a lavorare. Quindi non è colpa di Brancaccio, ha più che ragione, ha il doppio della ragione in questo suo discorso. Ci sono troppi disoccupati rispetto ai posti di lavoro, troppi. Non è colpa del disoccupato. Forse non è neanche colpa del datore di lavoro, forse dipende, magari. Però, quindi non si può dare colpa al lavoratore o all'aspirante lavoratore. A qualcuno sì, effettivamente, onestamente, però considerate questa cosa. 20 o 25 lavoratori per ogni posto di lavoro, non 10 come mi ha detto Brancaccio, però caspita, perché Brancaccio ha pensato che fosse, si riferisse a tutti i lavori possibili e immaginabili. Per cui uno potrebbe anche dire: ok, facciamo il libero professionista. In tempi di crisi, creare un'impresa dal nulla, quanto mi dura? Lavoratore statale? E beh, certo, sì, ci sono già 3 milioni di posti pubblici, però non possiamo dare posti pubblici a tutti per 100.000 ragioni per il momento, ma che non rivoluzioniamo tutto il sistema. Quindi, ma quindi i miei discorsi non conosco la soluzione. Di fatto non prendetevela con i disoccupati, ma neanche con gli studenti. Avrei potuto fare il calcolo, me lo sono scordato, scusate, fra quanti studenti che non sono lavoratori ci sono, per vedere a quanto salirebbe il numero di aspiranti lavoratori e quanti disoccupati ci sarebbero. Cioè, non disoccupati, quanti posti di lavoro ci dovrebbero essere per poter soddisfare tutta questa esigenza? Quindi, veramente, io questa terza volta che registro il video ho un po' balbettato come mio solito, ma perché ero troppo incazzato e troppo agitato. Ok? Quindi non diamo la colpa ai disoccupati e neanche diamo la colpa agli studenti che non sono lavoratori. Non possiamo fare tutti i liberi professionisti e non possiamo per il momento fare tutti quanti gli impiegati pubblici. Magari direi io, no, questi 3 milioni di, voglio dire, siamo sotto la media europea fra i dipendenti pubblici. Voglio dire, se raddoppiassimo i posti pubblici, ma non so come si fa, e quindi non è per quello, non è quello il punto è, voglio dire, non è colpa del singolo disoccupato. Se il lavoro non c'è, non c'è. Fatevene una cazzo di ragione.